E adesso invitiamo Giulia Giupponi che fa presenta un'altra ricerca molto interessante insieme a Camillo Landeschi, che mi scuso prima mi sono dimenticato di citarlo. Gli effetti della cassa integrazione è una cosa molto controversa. In mancanza di dati ci siamo chiesti quali fossero gli effetti sulla sopravvivenza delle imprese, sugli effetti sui salari dei lavoratori, la protezione dei lavoratori, i tassi di sopravvivenza. È un problema che è in tutti i paesi in cui ci sono questi programmi di short time work, e la disponibilità dell'universo consente, diciamo, di fare analisi più precise che adesso ci spiegherà Giulia. Hai 25 minuti dopo. Grazie, grazie. Allora, prima di cominciare vorrei ringraziare il presidente Tito Boeri, tutti i responsabili del progetto VisitIMSS, il personale della Data Warehouse e gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questi progetti. Il progetto di ricerca che presenterò oggi riguarda gli effetti di programmi di short time work, ovvero la cassa integrazione guadagni nel caso italiano, in tempi di crisi ed è svolto congiuntamente al professor Camille Landé della London School of Economics. Dunque, i programmi di short time work sono essenzialmente dei sussidi, delle integrazioni al salario che vengono forniti ad imprese che si trovano in condizioni di shock temporanee e si vedono costrette a ridurre l'orario di lavoro dei lavoratori. L'idea è che dunque queste imprese, anziché licenziare i lavoratori, quindi ridurre l'occupazione al margine estensivo, possono ridurre l'orario di lavoro e i lavoratori riceveranno un sussidio per le ore non lavorate. Questi programmi hanno un duplice obiettivo. Da un lato hanno un obiettivo di tipo assicurativo previdenziale, perché intendono assicurare il lavoratore contro riduzioni del reddito da lavoro dovute a riduzioni dell'orario di lavoro. Secondariamente sono essenzialmente degli strumenti di politica industriale che intendono stabilizzare la disoccupazione, il tasso di disoccupazione nei momenti di crisi e quindi in qualche modo limitare l'occorrenza di licenziamenti e separazioni potenzialmente eccessive e inefficienti a seguito di shock negativi. Programmi come la cassa integrazione sono stati utilizzati ampiamente durante la crisi da vari paesi dell'OCSE. In questo grafico possiamo vedere la proporzione della forza lavoro che è stata coinvolta in programmi di short time work nel 2007, ovvero prima della crisi, e nel 2009, all'inizio della crisi. Come potete vedere, prima della crisi il coinvolgimento della forza lavoro in questo tipo di programmi era essenzialmente nullo, a parte per nel caso del Belgio, e si è visto un notevole aumento che appunto è stato generato dalla recente recessione. Fino al 3-6% della forza lavoro è stata coinvolta in questo tipo di programmi e conseguentemente anche l'ammontare di spesa pubblica per finanziare questo tipo di programmi è aumentato fino a circa il 0,3% del GDP. In Italia la percentuale di lavoratori coinvolti sale ulteriormente al 4-5% attorno al 2013-2014 e così anche l'ammontare di spesa. Il totale, diciamo, la percentuale di spesa per politiche passive del lavoro in Italia è piuttosto allineata con quella dei paesi dell'Unione Europea. Quello che differenzia particolarmente l'Italia è il fatto che l'incidenza sul totale della spesa di politiche di supporto del lavoro in costanza di rapporto di lavoro ha un'incidenza molto più alta. Quindi essenzialmente programmi come il programma di Short Time Work sono una quota rilevante della spesa per le politiche passive del lavoro. Tuttavia, ad oggi, nonostante l'importante spesa pubblica, l'importante porzione di forza lavoro coinvolta in questi programmi, abbiamo ancora una conoscenza molto limitata degli effetti che programmi come la cassa integrazione hanno sulle imprese e i lavoratori che ne fanno utilizzo. E le ragioni sono essenzialmente due. Da un lato la carenza di dati di buona qualità. Basti pensare che anche paesi come la Germania e il Belgio, che sono grandi utilizzatori di questi programmi, non mantengono degli archivi digitalizzati e unificati delle autorizzazioni e dell'utilizzo di questo programma. E secondariamente mancano, in particolare negli altri paesi, dei
come dire, il contesto istituzionale non è tale da permettere di stimare in modo credibile, in modo rigoroso, gli effetti causali di queste politiche. Idealmente noi vorremmo avere due imprese o due lavoratori identici, dei quali soltanto uno dei due può avere accesso allo strumento di cassa integrazione in modo essenzialmente casuale, random. In paesi come la Germania e il Belgio non ci sono forti limitazioni all'accesso e dunque diventa difficile trovare questo metro di paragone. Il caso italiano invece offre un setting davvero unico perché ci permette di colmare, come dire, entrambe le lacune, sia dal punto di vista dei dati sia dal punto di vista del contesto istituzionale, e di studiare gli effetti che i programmi di short-time work hanno sulle imprese e sui lavoratori. In particolare in questo progetto, questo è quello che cerchiamo di fare, e abbiamo a disposizione l'archivio, il patrimonio informativo di dati sull'universo delle autorizzazioni e dell'utilizzo della cassa integrazione da parte di imprese e lavoratori che è disponibile all'INPS, e possiamo in qualche modo unire questo patrimonio informativo con un contesto istituzionale che è particolarmente predisposto a uno studio rigoroso degli effetti della cassa integrazione. Oggi vi farò vedere una serie di risultati sugli effetti dell'utilizzo della cassa sull'occupazione e variabile appunto di performance delle imprese, e gli effetti di lungo termine sia sui lavoratori e sulle imprese. E alla fine alcune analisi che illustrano l'effetto che la cassa ha sulla riallocazione della forza lavoro e della capacità produttiva nel mercato del lavoro. Vi darò qualche breve nozione istituzionale riguardo alla cassa integrazione, non per annoiarvi ma per evidenziare quali sono le caratteristiche istituzionali che sono utili a stimare gli effetti causali del programma. Dunque, la cassa integrazione guadagni è essenzialmente, come dicevamo all'inizio, un sussidio per la riduzione dell'orario di lavoro che viene fornito a tutti i lavoratori nel settore privato e gestito dall'INPS. Copre circa l'80% della retribuzione che viene persa per le ore non lavorate da parte del lavoratore. In termini di accesso al programma e requisiti per l'utilizzazione del programma, c'è da dire che non sono particolarmente stringenti nel contesto italiano. Le imprese che intendono utilizzare devono presentare domanda all'INPS o al Ministero del Lavoro, presentando un piano di risanamento, ma non ci sono particolari requisiti in termini di non possibilità di separazione licenziamenti o di training da parte del lavoratore o di ricerca di lavoro da parte del lavoratore, e i costi sia per l'impresa che per il lavoratore sono piuttosto limitati, nell'ordine del 3-4% del sussidio, quindi dell'ammontare percepito. Questo studio si focalizza sulla cassa integrazione guadagni straordinaria, che è uno dei essenzialmente una delle tre colonne portanti del sistema di short time work italiano, che ha avuto una notevole espansione durante gli anni della crisi, proprio perché mira a coprire quegli episodi di crisi aziendale, episodi più severi, episodi legati al ciclo economico, non come la cassa integrazione ordinaria, episodi transitori legati per esempio al clima o a shock di domanda molto, molto brevi. Quindi in particolare la cassa integrazione si rivolge a imprese che si trovino in una situazione di crisi aziendale, di riorganizzazione, ristrutturazione o addirittura procedura concorsuale. Ha una durata massima di 12 mesi che tuttavia possono essere estesi in funzione della ragione per cui il programma viene utilizzato. L'aspetto più importante, è fondamentale per il resto dell'analisi che svolgeremo, riguarda i requisiti di accesso a questo programma. Il programma è disponibile solo per imprese che soddisfino un requisito occupazionale e che operino in specifici settori dell'economia. In particolare, il requisito occupazionale richiede che queste imprese abbiano avuto almeno 15 dipendenti, appunto misurati in full time equivalent, quindi non è esattamente il conteggio delle teste, però prendiamo come
una soglia di 15 dipendenti e che operino in specifici settori dell'industria, in particolare la manifattura e il settore edile. Poi dal 2013 anche settori legati al turismo, ai trasporti e al commercio. Come dicevo, quest'ultime regole che riguardano l'accesso alla cassa integrazione sono la chiave per la nostra analisi empirica. Idealmente, per riuscire a stimare gli effetti causali del sussidio sui lavoratori e le imprese che ne fanno uso, vorremmo riuscire a comparare due imprese o due lavoratori identici, dei quali soltanto uno ha accesso alla cassa integrazione. Ovviamente un esperimento di questo tipo è piuttosto raro, se non impossibile, in un contesto di politiche pubbliche, ma possiamo sfruttare le regole esogene introdotte dalla legislazione che regola l'utilizzo della cassa integrazione per riprodurre un quasi esperimento naturale sfruttando appunto queste regole di accesso. In particolare, le regole per la cassa integrazione fanno sì che ci siano imprese pressoché identiche, delle quali solo una ha accesso alla cassa integrazione perché soddisfa i requisiti occupazionali e opera in determinati settori dell'economia. Quello che noi andremo a fare sarà comparare imprese appena sopra e appena sotto la soglia dei 15 dipendenti che operano nello stesso settore. Okay? Quindi andremo a vedere per una serie di outcome qual è la differenza tra imprese appena sopra e appena sotto i 15 dipendenti in settori che hanno accesso alla cassa integrazione guadagni, e questo dovrebbe dirci in qualche modo in parte qual è l'effetto della cassa integrazione, e cercheremo di vedere come questa differenza si evolve dagli anni prima della crisi agli anni della crisi, quindi da anni in cui effettivamente non c'era alcuno o molto scarso utilizzo della cassa integrazione, anni in cui c'è stato un boom nell'utilizzo della cassa integrazione. E poi mi permetto di aggiungere un dettaglio, visto che questa mattina si è parlato della legislazione della tutela del lavoro. Dal momento che la soglia dei 15 dipendenti non è critica solo per l'accesso alla cassa integrazione, ma anche per tutta una serie di politiche di tutela del lavoro, poiché noi vogliamo isolare solamente l'effetto della cassa integrazione, andremo a vedere questa differenza tra imprese appena sopra e sotto i 15 dipendenti nei settori che hanno accesso alla cassa integrazione, al netto della stessa differenza in settori che non hanno accesso alla cassa integrazione. Vi illustrerò brevemente appunto quello che facciamo, facendovi vedere in questi grafici qual è la probabilità di ricevere la cassa integrazione per una data impresa in un dato anno. Ci focalizziamo sui settori che hanno accesso alla cassa integrazione, quindi essenzialmente manifattura e settore edile. Come vedete, i puntini rossi indicano la probabilità di ricevere la cassa integrazione per imprese in settori che hanno accesso e che soddisfano il requisito occupazionale. Come si vede benissimo, negli anni della crisi questa probabilità è esplosa, raggiungendo addirittura il 9% nel 2013. Al contrario, imprese sotto la soglia dei 15 dipendenti, sempre negli stessi settori, hanno una probabilità di ricevere la cassa integrazione pressoché nulla, dal momento che non vi hanno accesso. Se guardiamo, questo è lo stesso grafico, per imprese in settori che invece non hanno accesso alla cassa integrazione, come c'è da aspettarsi se c'è appunto una compliance piena con la normativa, non c'è alcun take up da parte di queste imprese. E quest'ultimo grafico invece fa vedere qual è la doppia differenza tra imprese sopra e sotto la soglia in settori che hanno accesso e che non hanno accesso. E in seguito vi farò vedere tutta una serie di grafici che sono costruiti con questa stessa idea. Innanzitutto, se il programma ha un effetto, dovremmo vederlo in primis al margine intensivo dell'occupazione, quindi nell'ammontare di ore lavorate o settimane lavorate in questo caso. E effettivamente vediamo che negli anni della crisi c'è stata una notevole riduzione di circa il 40% delle ore lavorate dovuta all'utilizzo della cassa integrazione. A questa riduzione nelle settimane lavorate si accompagna una riduzione pressoché analoga di circa il 45% della retribuzione per lavoratore che viene pagata da parte delle imprese che utilizzano la cassa integrazione. Quindi vediamo una forte risposta al margine intensivo dell'occupazione, alla quale tuttavia non corrisponde
un'uguale risposta al margine estensivo. Anzi, osserviamo che le imprese che utilizzano la cassa integrazione hanno una crescita, diciamo, relativa della loro forza lavoro. Quindi vediamo che essenzialmente le imprese che utilizzano la cassa integrazione riescono a mantenere occupati più lavoratori. Tuttavia, come ben sappiamo, il mercato italiano del lavoro è un mercato fortemente duale, quindi andiamo a vedere quali sono i lavoratori che beneficiano di questo aumento dell'occupazione. Questo aumento è totalmente concentrato nei lavoratori con contratti a tempo permanente, nei quali vediamo essenzialmente lo stesso pattern, addirittura molto più pronunciato, mentre se andiamo a vedere l'evoluzione dell'occupazione per i contratti a termine, vediamo che il trend è più negativo. Effettivamente i lavoratori a tempo determinato sono quelli che soffrono una riduzione dell'occupazione, in qualche modo vengono utilizzati come buffer al margine estensivo. Se vogliamo andare più nel dettaglio e cercare di capire quali sono le dinamiche che generano questo tipo di effetti sull'occupazione, essenzialmente l'effetto positivo che osserviamo sull'occupazione in toto è dato da una riduzione degli outflows, quindi da una riduzione delle separazioni, che è concentrata tuttavia primariamente sui contratti a tempo indeterminato, come dicevamo, mentre i contratti a tempo determinato soffrono un aumento, una riduzione dell'hiring, una riduzione delle assunzioni e un aumento delle separazioni. Per quanto riguarda gli effetti sulla sopravvivenza delle imprese, non troviamo alcun effetto sulla sopravvivenza di un'impresa che abbia accesso alla cassa integrazione un anno dopo il trattamento. Quindi questo grafico fa vedere che non troviamo nessun effetto su quel margine. E quando andiamo ad esplorare se c'è qualche effetto sulla produttività, la profittabilità delle imprese, vediamo che di fatto non c'è nessun effetto sull'ammontare dei ricavi, dei profitti, né sulla produttività del lavoro, ma sembra che l'utilizzo della cassa liberi liquidità, come sembra appunto ragionevole che sia. Gli effetti che vi ho fatto vedere finora, tuttavia, sono da intendersi come effetti contemporanei, quindi non dicono nulla riguardo all'evoluzione degli effetti dopo un anno, due o tre anni dal trattamento. Tuttavia siamo estremamente interessati anche agli effetti dinamici, sia per le imprese ma ancora di più per i lavoratori, per cercare di capire se la cassa integrazione ha un valore assicurativo di lungo termine. Non mi addentro a spiegarvi come abbiamo ottenuto questi effetti dinamici, ma credo sia interessante vedere come gli effetti che noi osserviamo, quelli che illustravo prima, nel brevissimo termine, quindi nell'anno in cui l'impresa viene trattata, scompaiono nel lungo termine. Questo è il numero di settimane lavorate per lavoratore. Vediamo che si riducono solo nell'anno del trattamento, non negli anni successivi. Ci aspettiamo un comportamento di questo tipo, nel senso che le settimane si riducono solo nel momento in cui l'impresa ha accesso al trattamento. Lo stesso avviene per la retribuzione pagata per le ore effettivamente lavorate. Se invece passiamo a vedere l'effetto sull'occupazione al margine estensivo, gli effetti positivi che notavamo prima sono ancora effetti solo di breve termine. Già un periodo dopo il trattamento sembra esserci una inversione del pattern e di conseguenza sembra che l'utilizzo della cassa integrazione stia solo inducendo un ritardo nelle separazioni e nei licenziamenti della forza lavoro, e dopo due o tre anni l'effetto rimane essenzialmente nullo. Per quanto riguarda i lavoratori, adottiamo una tecnica leggermente diversa. Vogliamo vedere quali sono gli effetti di lungo termine di avere accesso alla cassa integrazione. Qui prendiamo tutti i lavoratori che hanno almeno un episodio di cassa integrazione e identifichiamo come periodo zero l'anno in cui hanno il primo episodio di cassa integrazione. Per ciascuno di questi lavoratori che all'anno zero ricevono, al periodo zero ricevono la cassa integrazione, cerchiamo di associare un altro lavoratore che abbia una storia nei quattro anni precedenti essenzialmente identica, una storia occupazionale, lavorativa e delle caratteristiche demografiche essenzialmente identiche,
In imprese sotto i 15 dipendenti negli stessi settori, quindi uno in un'impresa sotto i 15 nello stesso settore del lavoratore che invece ha avuto accesso alla cassa integrazione, e un altro lavoratore pressoché identico invece in un settore dell'economia che non ha la cassa integrazione. Quello che osservi è, per entrambi questi lavoratori, l'unico requisito è che all'anno zero vengano licenziati dalla cassa integrazione. Qui l'esercizio che stiamo facendo è quello in cui supponiamo che questi due lavoratori, che sono essenzialmente identici stando alla loro precedente storia lavorativa, si trovano a subire uno shock, o l'impresa in cui lavorano subisce uno shock. Come, l'impresa che ha accesso alla cassa integrazione porrà l'individuo in cassa integrazione, le imprese invece che non hanno accesso saranno costrette a licenziare, quindi sono un po', come dire, le due alternative in caso di shock molto importanti. E quello che osserviamo è che la probabilità di rimanere occupati è sicuramente più alta per i lavoratori che al tempo zero sono in cassa integrazione, ma rimane più alta solo per due periodi, solo per due anni, che è essenzialmente la massima durata del trattamento. Dopo i due anni le probabilità di essere occupati si riducono, e non vediamo nessuna differenza in tale probabilità per chi al tempo zero ha avuto accesso al sussidio e chi invece è stato licenziato. E un pattern molto simile si rileva se si guarda invece alle retribuzioni, quindi al reddito da lavoro. Per cui quello che questo grafico sembra suggerire è che a livello di lavoratore il valore assicurativo della cassa integrazione non sembra così diverso nel lungo termine da quello dei comuni dei sussidi di disoccupazione. Nella parte finale invece di questo lavoro cerchiamo di capire, di andare più nel dettaglio, cercare di capire quali sono le imprese, quali sono le caratteristiche delle imprese che richiedono di più, che utilizzano maggiormente la cassa integrazione, e come gli effetti della cassa integrazione variano attraverso imprese con caratteristiche differenti. Perché questo è importante? Beh, allora, innanzitutto ci chiediamo cosa avrebbero fatto le imprese che richiedono e utilizzano la cassa integrazione se la cassa integrazione non fosse esistita, se non fosse stata disponibile. Sono le stesse imprese che avrebbero licenziato in modo importante? È molto importante capire se questo è effettivamente quello che succede nei dati, perché garantirebbe che il programma mira esattamente alle imprese che devono essere trattate, ovvero quelle che avrebbero licenziato di più. Secondariamente cerchiamo di capire se, per esempio, imprese più o meno produttive sono quelle che richiedono maggiormente la cassa integrazione, o imprese con più o meno liquidità prima della crisi sono quelle che hanno un utilizzo di tipo diverso. Ancora, perché questo è importante? È importante perché se dovessimo trovare che imprese poco produttive sono quelle che utilizzano maggiormente la cassa integrazione, allora il programma sta essenzialmente sussidiando e tenendo in vita imprese poco produttive e limitando gli effetti positivi di riallocazione, che sono gli effetti schumpeteriani di riallocazione, che sono intrinsechi alle crisi economiche. Invece, per quanto riguarda, per esempio, la liquidità, se dovessimo trovare che le imprese con meno liquidità, quindi magari meno accesso al credito, sono quelle che richiedono maggiormente la cassa integrazione, forse lo strumento sta semplicemente si sta ponendo, come dire, come soluzione di second best a un problema di accesso al credito, ma potrebbe semplicemente iniettare liquidità nel sistema per queste imprese e permettere loro di superare un momento di crisi temporanea. Cercherò di essere veloce. Quello che cerchiamo di fare, per rispondere al primo punto, è essenzialmente di creare un modello che predice la probabilità di licenziamenti di massa in imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione. Una volta che determiniamo quali sono i principali predittori dei licenziamenti di massa per imprese che non hanno la cassa integrazione, replichiamo il modello su imprese che invece hanno accesso, essenzialmente per identificare quali sono le imprese che hanno subito gli shock che predicono maggiormente la probabilità di licenziamenti di massa.
E vediamo che effettivamente le imprese che hanno una maggiore probabilità di licenziare, secondo questo modello, in altre parole, le imprese che subiscono gli shock, che predicono maggiormente i licenziamenti di massa, sono anche quelle che utilizzano maggiormente la cassa integrazione. Tuttavia, anche imprese che non sono particolarmente colpite dagli shock hanno un utilizzo notevole, fino al 4% della cassa integrazione, che fa sospettare che ci siano comportamenti opportunistici da parte di queste imprese. Per quanto riguarda invece differenziali di utilizzo per imprese più o meno produttive, quello che osserviamo è che le imprese meno produttive tendono ad utilizzare più cassa integrazione, tuttavia ne beneficiano di meno da un punto di vista trattenimento dell'occupazione. Al contrario, imprese più produttive utilizzano meno la cassa, ma ne beneficiano di più. Quindi un'impresa produttiva che si trova a dover affrontare uno shock negativo riesce a recuperare di più in termini di occupazione attraverso l'utilizzo della cassa integrazione. E ultimo grafico, per quanto riguarda invece i livelli di liquidità prima della crisi, vediamo che imprese che avevano meno liquidità sono appunto quelle che utilizzano di più la cassa integrazione e ne hanno anche i maggiori benefici in termini di probabilità di sopravvivenza a un anno dal trattamento. Grazie.